Non ci viene in mente un nome migliore di Alessandro Maestri per la prima vittoria in 70 anni di storia del baseball italiano contro Cuba. Un 7-3 alla Harlem Week 2018 dopo due sconfitte, una voce grossa dell'Italia in un torneo comunque di altissimo livello. Alessandro, le tue sensazioni durante e alla fine di questa partita? No, sicuramente è stata una gran bella vittoria, una vittoria di cui avevamo bisogno, perché dopo due sconfitte dovevamo lanciare un segnale appunto per il torneo. E sicuramente una bella emozione, è stato bello condividerla con i compagni di squadra. E niente, diciamo che è andato tutto bene. Difensivamente abbiamo fatto una gran bella partita e quando è stato il momento di fare le varie dei punti ci siamo riusciti, quindi un applauso a tutti quanti. Hai chiuso un paio di inning e un paio di situazioni importanti con uno strikeout e sembravi anzi in crescita nel corso dei sei inning a te riservati. È stato da programma che sei sceso? Come mai questa decisione quando stavi così bene, diciamo? No, diciamo che comunque durante la partita ho avuto un paio di occasioni con gli uomini in base dove sono riuscito a rallentare un po' la situazione, diciamo a prendere il controllo di quello che era il momento difficile. E dopo sei inning penso sia stato giusto da parte di Gibo e comunque cambiarmi e mettere Alex Bassani che è un lanciatore di controllo che appunto sa attaccare i battitori. Io forse iniziavo a essere un po' stanchino, quindi è stato giusto così. Una di quelle partite nelle quali l'avversario non è mai veramente sembrato in grado di poter ribaltare il risultato con questo vantaggio immediato, non si può dire che l'avete controllato, ma sicuramente diciamo che avete controllato con la personalità la partita, sei d'accordo? Sì, ripeto, siamo stati bravi, forse lì dove Cuba ha provato a rimettersi in gara, siamo stati bravi a continuare per la nostra strada e appunto fermarli lì e continuare a far punti, quindi sicuramente quella è stata la svolta. Adesso nel proseguo del torneo qual è il tuo compito? Hai già una programmazione per le prossime giornate, quando ti rivedremo sul monte? No, ancora sinceramente non ho parlato con Gibo e adesso abbiamo due partite molto importanti, Cina Taipei e Germania, partite che dobbiamo vincere e sicuramente non penso che sarò sul monte in nessuna delle due partite, però niente, spero appunto di riuscire a salire sul monte nella seconda fase e sperando che siano partite importanti. Grazie. Grazie a voi.